che cosa cambia con oggi? Che quella che è già una realtà di fatto, cioè una grande area metropolitana diventa un'istituzione. Noi oggi abbiamo già molte politiche fatte su scala metropolitana, la distribuzione dell'acqua viene fatta a 284 comuni dalla SMAT, GTT serve un bacino di utenza sui trasporti molto più largo che la sola città, stiamo lavorando per costruire la società dei rifiuti, di raccolta rifiuti della metropolitana. L'area metropolitana è una realtà, perché sappiamo tutti che Torino non è solo la città, ma quella grande area integrata dal punto di vista economico, sociale, culturale, che intorno a Torino è cresciuta con un grado di integrazione molto forte con gli altri comuni e con le altre città. La legge riconosce tutto questo e d'ora in avanti ci sollecita e ci mette nelle condizioni di fare delle politiche metropolitane, delle politiche di sviluppo economico, di attrazione degli investimenti, di creazione di lavoro, di organizzazione dei servizi, non più ogni comune diciamo soltanto sulla base delle proprie esigenze, ma sulla base anche di un'esigenza condivisa di scala metropolitana, è una sfida per tutti. Quale sarà l'impronta che lei darà alla città metropolitana? Fare in modo che nella città metropolitana tutti i comuni, grandi o piccoli che siano, non ha importanza la dimensione, abbiano la stessa dignità e possano essere partecipi allo stesso titolo di tutte le decisioni che qui si prenderanno. Ci sono sfide particolari che con la città metropolitana potranno essere affrontate meglio? Ma sì, il rilancio dello sviluppo economico di questo territorio, le politiche per il lavoro, le politiche di pianificazione urbanistica, oltre a pensare i servizi non solo su scala comunale ma su scala metropolitana. A chi ha criticato questa nuova organizzazione? Come che le istituzioni metropolitane ci sono già da molto tempo in altri paesi, in Francia, in Germania, in Inghilterra, in Spagna, perché la istituzione della città metropolitana fotografa un dato della realtà. La città metropolitana c'è anche senza l'istituzione la riconosce e gli dà più forza. Grazie.